Ciao amici, io sono Melissa, speaker di Teen Social Radio, inviata di All Music Italia. Oggi siamo qui con Federica Carta. Allora, come stai? Sta andando bene questo Giffoni? Ciao a tutti, sto molto bene, il Giffoni sta andando molto bene, è il mio primo Giffoni. E devo dire che ci sono tante belle facce allegre e spero e penso che stasera sarà bellissimo esibirmi. Sei emozionata? Sono molto emozionata perché finora ho visto soltanto video di altri artisti che si sono esibiti qui e sarà bello poi poter portare la mia musica su questo palco. Volevo chiederti, ma da chi hai preso questa passione per la musica? Ma in realtà nella mia famiglia in particolare nessuno canta, c'è mia mamma che suona il pianoforte, però è una cosa che è nata involontariamente, forse ci sono nata. E io ho iniziato a cantare quando ascoltavo i dischi di Laura Pausini da piccola, quindi diciamo che lei è stato il primo motivo per il quale ho iniziato a cantare. Ok, e che emozione hai provato quando hai sentito il tuo primo album, finito, completo? Pianto, ho pianto tantissimo ed è tutto andato in TV perché ero ad Amici e non mi sembrava vero perché comunque c'era stato un grande lavoro dietro, avevo registrato il disco nel camerino di Elisa e giorno notte avevamo lavorato tanto, quindi quando poi lavori tanto su qualcosa in cui credi, vederlo poi realizzarsi è una grande soddisfazione personale e poi un'emozione perché sai che andrà nelle case degli altri, nei cuori delle persone. Se dovessi scegliere un artista non della generazione Z con cui faresti una canzone, chi sceglieresti? Penso che non sia più generazione Z, ma tra John Mayer e Paolo Nutini, uno dei due mi va benissimo, onestamente. Che significato ha per te la parola invisibili, che è appunto anche il tema del Giffoni di quest'anno? È un gran significato per me perché io per gran parte della mia vita ho scelto di essere invisibile e non mi sentivo a mio agio nell'uscire dal mio guscio e lavorando su me stessa adesso sto uscendo ed è per questo che anche spingo i giovani a credere più in se stessi, ad avere la forza di non dipendere dall'invisibilità, ma di essere invisibile solo quando si vuole, non sempre, non ogni giorno della propria vita, perché tutti devono avere la gioia di potersi esprimere. Giusto. Ci puoi spoilerare qualche progetto futuro oppure bisogna rimanere zitti? No. Ok, perfetto. Cosa aspetti di portarti a casa con questo Giffoni? Sicuramente tante persone nuove che ho conosciuto e questo per me è sempre bello e sono molto emozionata per stasera, quindi penso che mi porterò nelle orecchie le voci delle persone che cantano e tutto l'impegno che ci mettete voi ragazzi nel fare quello che fate. Grazie mille per essere stata qui con noi. Vuoi fare un saluto particolare ai nostri amici di All Music Italia? Ciao a tutti gli amici di Music Italia, sono Federica Carta e spero di rivedervi molto presto con nuova musica. Grazie mille. Grazie a voi.